Avete avuto questo incontro con i lavoratori e i sindacati di Ansaldo Breda, come ne uscite? Sì, oggi qua a Pistoia abbiamo fatto un incontro bellissimo con i lavoratori e i sindacati di Ansaldo Breda e è successa una cosa bellissima perché dal basso abbiamo scritto insieme un'interrogazione parlamentare. Oggi con me c'è la nostra Sara Paglini, senatrice della Repubblica, che fa parte della Commissione Lavoro. Questa è una cosa bellissima perché questo è il metodo di lavoro che vorremmo portare anche nella Regione Toscana. C'è stato un dato oggi che mi ha colpito tantissimo, che negli anni, oggi paghiamo le scelte politiche sbagliate di 20 anni fa e abbiamo perso il sistema toscano perché alla Lucchini era l'unica azienda in Europa che produceva delle rotaie di 108 metri. Avevamo un vero e proprio sistema toscana sulla mobilità su rotaia perché alla Lucchini producevamo queste rotaie e qua a Pistoia, alla Ansaldo Breda, si producevano i treni. Allora chiediamo che si ripunti su questo asset strategico, c'è bisogno di produrre qua in Toscana i treni e di puntare sui raddoppi ferroviari e l'elettrificazione delle linee dove ancora oggi si va con dei treni a gasolio. Possiamo farcela, possiamo creare un nuovo sistema Toscana puntando su turismo, rifiuti, energia, efficienza nella sanità, ma anche su questi sistemi industriali produttivi che sono molto importanti per creare occupazione. Forza! Avete scritto un'interrogazione, diciamo, avete iniziato a elaborare una bozza, presumo, più che il documento conclusivo. Che sollecitazioni vi sono arrivate dai lavoratori? Allora, il primo punto è il piano industriale. Noi vogliamo farci portavoce della richiesta dei lavoratori di avere chiarezza sul piano industriale. La Hitachi, se vuole venire a produrre qua, deve dirci cosa vuole fare dell'industria e dei lavoratori. Questa voce sarà presente al Senato. Un altro aspetto importantissimo è, per esempio, quello dell'amianto, che qua c'è stata una vera e propria emergenza amianto, di cui vorremmo che si facesse chiarezza. Tra l'altro Sara, oltre ad essere nella Commissione Lavoro, fa parte anche della Commissione Sicurezza sul Lavoro e Salute, che c'entra il tema del Senato e dell'amianto è centrale. Ah, le garanzie occupazionali. I lavoratori chiedono garanzie occupazionali, che si faccia chiarezza anche su qual è la prospettiva della loro occupazione. Grazie.